canale. Oggi vi parlo di una sorpresa, perché quello è una sorpresa che veramente mi ha fatto commuovere, ma proprio di brutto, perché non me l'aspettavo dopo tanti anni di rincontrare un personaggio così amato. Comunque io sono Serena, questo è il mio canale, Serena con un libro in mano. Su questo canale parliamo di libri senza fare spoiler, parliamo di filosofia, di serie TV, di film e parliamo anche di lui, ovvero di Juanino, questo personaggio amatissimo che è Juan. E che chi è un bambino un po' cresciuto come me se lo ricorderà sicuramente, perché Juanino, Juan è appunto il testimonial assoluto di Bim Bum Bam, di questo programma televisivo per bambini che andava in onda dalla prima metà, diciamo così, degli anni 80, ma poi anche negli anni 90, per cui io sono stata una delle prime telespettatrici in assoluto di Bim Bum Bam e quindi ritrovarsi Juan in edicola grazie alle edizioni Gedis. Andate a vedere su gedis.it la disponibilità di Juanino in tutte le edicole. È stata veramente una sorpresa pazzesca. E qui quando ho scoperto questa cosa che doveva uscire One, perché tra l'altro adesso lo apriamo insieme, tra l'altro è stato presentato in anteprima a Luca Comics, e quindi chi ha avuto la fortuna appunto di andare a Luca Comics l'ha visti per primo questi Juanini, e poi finalmente sono arrivati in edicola. C'è stato qualche problema credo di distribuzione, perché non tutte le Ragazzi, edicole quando erano mi è arrivato il fornite. messaggio WhatsApp dalla mia edicola di fiducia, messaggio WhatsApp che diceva: è arrivato, ragazzi, è arrivato, diceva, perché io preventivamente me l'ero fatto mettere da parte, cioè ho detto alla mia edicolante di fiducia: mi raccomando, quando esce Juanino, tienemene uno. E quindi poi dopo un po' di settimane, quando è finalmente arrivato, mi ha scritto, mi ha detto: allora cosa faccio? Te ne tengo uno. Ma tienimene 20, le volevo dire. Invece, appunto, chiaramente, perché vogliamo dire un po' di razionalità, ragazzi miei, non potevo certo farmene tenere 20, me ne sono fatto tenere uno. Comunque lo trovate al prezzo di 16,90 euro. E adesso andiamo a spacchettare Juanino. Voglio fare piano, perché c'è un piccolo pezzettino di scotch, perché la scatola ovviamente è da collezione, quindi vi consiglio di tenerla. Io ogni tanto me lo apro, me lo guardo, poi lo rimetto nella scatola. Guardate quant'è carino. Eccolo, Juanino, con i suoi occhietti carinissimi. Tra l'altro l'hanno fatto proprio come era lui, no? Vedete, con il suo vestitino, con le righe appunto bianche e rosse, e il suo nasino e gli occhiettini. E tutto pelosino, tutto carino. E poi c'è anche questo cosino qua per poterlo appendere, ma io non lo farò perché ho paura assolutamente di romperlo, di danneggiarlo, quindi me lo guardo e poi lo vado a rimettere nella scatola. Ed eccolo qui, Juanino. Guardate che delizia! È carinissimo, ragazzi, veramente carinissimo, morbidissimo, pucciosissimo, e lo trovate in edicola. Quindi mi raccomando, i bambini come me degli anni 80 vadano subito a prendersi Juanino e ad adottarlo e a portarselo a casa. Mi pare di avervi detto tutto, quindi con questa immagine deliziosa io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!